È stata costruita secondo i criteri della bioedilizia. È il nuovo nido di Roncegno Terme, inaugurato nei giorni scorsi, un traguardo significativo voluto dall'amministrazione comunale per rispondere al bisogno di conciliazione famiglia-lavoro delle famiglie residenti e di quelle dei comuni limitrofi. Costruito con un progetto di finanza, ora il servizio è utilizzato da 13 utenti. Ma, come ha ricordato il sindaco Mirko Montibeller, a breve si conta di superare le 20 unità. Alla breve cerimonia, allietata dal coro Voci dell'Amicizia di Roncegno, erano presenti anche il governatore del Trentino Ugo Rossi e il direttore della Federazione delle Cooperative Alessandro Ceschi. Con loro Mario Fiori, presidente dell'ente gestore Fuso e i rappresentanti delle tre cooperative che ne fanno parte. Un nuovo servizio di conciliazione a cui abbiamo iniziato a pensare nel 2008, ha ricordato l'assessore comunale Giuliana Gilli, per integrare l'offerta dei nidi pubblici e privati presenti sul territorio. Nel suo intervento Ugo Rossi ha sottolineato l'importanza di questo progetto educativo. La nuova sede del nido aprirà i battenti dal 1° settembre con i ragazzi che nel frattempo concluderanno l'anno scolastico nei locali provvisori messi a disposizione al primo piano del magazzino dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Roncegno Terme.